1,5 milioni di soldi pubblici a Nico Romito. Ieri il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato il finanziamento per il campus ricerca e alta formazione che sarà realizzato a Castel di Sangro. Si tratta di una sorta di scuola privata di cucina di 3.700 metri quadri. Lo chef 3 Stelle Michelin ha messo tutti d'accordo perché l'emendamento è stato votato all'unanimità. In primis è stata trovata l'intesa nella maggioranza dopo un iniziale tentennamento della Lega. È un progetto rivoluzionario che rappresenterà l'emblema dell'Abruzzo del cambiamento, ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. D'accordo anche il centrosinistra. Il consigliere Antonio Blasioli, che aveva votato contro in commissione, spiega che il PD ha approvato il progetto perché il campus offrirà 5 rette gratuite. Borse di studio gratuite per 5 abruzzesi in condizioni particolari da un punto di vista economico e di merito per partecipare al campus di formazione di Nico Romito e altri 10 a condizioni agevolate, sempre di residenti in Abruzzo. Collaborazione con le università abruzzesi e con il CRUA, l'abbiamo chiesto specificamente, come abbiamo chiesto pure che all'interno di questa legge fosse messa la possibilità di partecipare a questi corsi di formazione al personale sanitario delle ASL e a quello delle mense scolastiche. È comunque un'iniziativa privata, però abbiamo acconsentito oggi all'approvazione a fronte di questa forte mitigazione di quel provvedimento di legge. Favorevoli anche 5 Stelle, perché è stato inserito anche un nostro emendamento, ha dichiarato la capogruppo Sara Marcozzi. Grazie a un emendamento a mia prima firma, ma poi firmato e quindi condiviso e votato da tutto il Consiglio regionale, un emendamento che stanzia 500.000 euro per il Comune di Villa Santa Maria e in particolare per l'istituto alberghiero, che ha oramai una tradizione centenaria, forse non è conosciuto universalmente come Nico Romito, ma ha fatto altrettanto un lavoro straordinario per la nostra regione, ha esportato cuochi in tutto il mondo e ha contribuito quindi anch'esso negli anni, nei decenni, a valorizzare l'Abruzzo nel mondo. Secondo quanto riportato dall'ANSA, il finanziamento al progetto di Romito sarebbe stato un motivo del contendere in seno al gruppo pentastellato. Il vicepresidente del Consiglio, Domenico Pettinari, infatti, sarebbe stato contrario. La lite però è subito stata smentita dai grillini. Ad ogni modo rimangono ombre sulla legittimità giuridica dell'emendamento. In quanto si tratta di un finanziamento pubblico ricavato dal Fondo Sociale Europeo concesso per un'iniziativa privata senza alcun bando di gara. Tutto dipenderà dall'interpretazione che gli organi competenti daranno della legge regionale 194 del 2021. L'articolo 3,4 di tale legge infatti giustifica gli aiuti di Stato a ricerca e formazione.